Sono numeri importanti grazie anche alla consapevolezza che in questi anni abbiamo dato alle donne di sapere a chi rivolgersi, di sapere essere ascoltate e accolte dai nostri sportelli, dal centro antiviolenza del comune di Rimini, dalla casa delle donne e da tutti i servizi dell'ASL che sono a disposizione per rispondere ai loro bisogni e alla loro richiesta d'aiuto. Sono numeri che non accennano a diminuire, ma è importante sottolineare quest'anno anche il numero dello sportello, degli sportelli degli uomini maltrattanti. L'anno scorso erano un centinaio gli uomini che avevano avuto un trattamento per uscire dalla violenza e quest'anno sono 236 gli uomini a confronto dell'anno scorso che erano un centinaio e quindi sono aumentati. Io spero che veramente la prevenzione e l'aiuto anche agli uomini possa dare un segno concreto di risposta alla violenza. Una consapevolezza che cresce anche da parte degli uomini. Assolutamente sì, non è facile intercettare e ammettere che sia un problema di violenza. Quando un uomo compie certe azioni, inizialmente le prende con molta superficialità, non rendendosi conto delle reazioni e delle conseguenze che quel comportamento violento può avere. E avere a disposizione dei numeri verdi, dei centri gratuiti dove gli uomini possono telefonare, prendere un appuntamento e seguire un supporto, un percorso psicologico, lì, come è successo, può far uscire dalla violenza, interrompere quel circuito di violenza e far rinascere quelle persone, le loro donne e le loro famiglie.